Questo è un progetto molto bello che noi valutiamo, abbiamo valutato e valutiamo con grandissimo interesse, perché porta a concepire lo sviluppo della nostra agricoltura come una grande occasione di sviluppo territoriale. Noi non vogliamo soltanto un'agricoltura che sappia al meglio sfruttare le occasioni dell'innovazione, non soltanto vogliamo puntare alla qualità e molte volte anche, vista la grande capacità del nostro paese, all'eccellenza, ma vogliamo che questo sia traino per i nostri territori e vogliamo che la condivisione di questo progetto di qualità sia fatta con veramente tutto il nostro territorio. D'altra parte abbiamo capito, e questo progetto ancora una volta lo dice con chiarezza, che soltanto laddove la comunità sposa l'idea di innovazione e di crescita del comparto agroalimentare dell'agricoltura italiana c'è la possibilità effettivamente di fare il salto qualitativo e riusciamo a presentarci al mondo con quell'elemento congiunto di prodotti di qualità e dall'altro lato anche di quel fascino, di quell'elemento aggiuntivo di appunto anche percepito di qualità che è appunto quello che il consumatore globale richiede oggi, perché certamente noi sappiamo che il valore è dato dal valore intrinseco che ci deve essere, non può mancare, ma è anche dato dal valore aggiunto dato appunto dai nostri territori. Ed è questa la nostra proposta in Expo, la proposta che naturalmente facciamo del nostro paese, cioè noi vogliamo presentare questa Italia in Expo e lo stiamo facendo appunto con giornate come queste, nelle quali appunto si cerca di mostrare la diversità straordinaria dei nostri territori e come piccoli luoghi interni, luoghi che molte volte sono poco visti, visitati dai grandi flussi turistici, siano però i luoghi nei quali si produce la grande qualità italiana. Ma lo vogliamo fare anche come la nostra proposta culturale, perché Expo è anche per noi la grande occasione per dire al mondo quale modello di sviluppo vogliamo. Noi vogliamo un modello di sviluppo che appunto tenga conto delle piccole aree, delle piccole comunità che possono svilupparsi, possono crescere, possono anche trovare redditività all'interno di un progetto comune che deve però appunto saper valorizzare la loro unicità. Della globalizzazione ci sono due elementi, da un lato la massificazione, cioè l'elemento che cancella tutto ciò che è piccolo e ridotto, e questa prima globalizzazione in agricoltura ha fatto disastri, ma c'è una seconda possibilità che è quella della valorizzazione dell'unicità, di ciò che è caratteristico, che è unico, che si connota in maniera forte. Ebbene, noi, e questo progetto lo dice con grande nettezza, vogliamo andare a costruire il nostro futuro andando ad investire su questo modello e lo proponiamo al mondo come un modello di sviluppo che può dare cibo a tutti e giusta remunerazione a tutti coloro che lavorano nell'agricoltura e lavorano nel settore agroalimentare.